Buongiorno, sono Germana Daneluzzi, presidente dell'Associazione Civica Lido Pellestrina. Vi do il benvenuto a questo primo appuntamento quasi obbligato con questa modalità dagli eventi del virus del quale siamo purtroppo prigionieri. Ma non vogliamo rinunciare a quella che è la nostra attività di promozione. Con conferenze che già erano in programma, ma che non si sono potute ovviamente tenere, come dicevo prima, a motivo del coronavirus. Bene, questo appuntamento cade esattamente nell'anniversario del genocidio armeno, che ha avuto inizio il 24, aprile del 1915. Genocidio armeno che è stato portato un pochino alla luce a un pubblico più vasto da scritti e poi anche dal film dal quale è stato tratto uno dei libri di Antonio Arslan. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi Sona Arutunian, che è docente di lingua armena e della teoria della traduzione presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Sona è autrice di vari contributi scientifici e di due monografie. È stata anche, e questo chiaramente dice la sua appartenenza forte e la sua abilità, capacità scientifica e letteraria, è stata anche la traduttrice armena, è stata anche l'interprete del presidente Mattarella in occasione della sua visita di Stato dello scorso luglio. Dunque, oggi Sona parlerà della sua monografia dal titolo Il tema del genocidio armeno nella letteratura italiana. Abbiamo avuto il piacere di averla con noi anche lo scorso anno e in quell'occasione lei aveva parlato della sua monografia inerente alla stampa italiana del 1915 e dedicata al genocidio. Ora lei ci propone questa sua conferenza e veramente la ringrazio per aver accolto questo nostro invito che porta in qualche modo nelle nostre case quello che si ricorda quest'oggi. Prego, Sona, a te. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio lei, dottoressa Danieluzzi, per questo invito, ringrazio i soci dell'Associazione Civica Lido Pellestrina per essere molto sensibile per la questione armena. Per me fa sempre molto piacere fare delle conferenze per la vostra associazione e quindi quest'anno quello che è successo con il globo, non abbiamo rinunciato al nostro, diciamo, incontro e lo facciamo in modo virtuale. Grazie mille per questa occasione che mi state dando per parlare del mio popolo, per parlare del genocidio armeno, come è stato, diciamo, descritto all'interno della letteratura italiana. Parlerò di questa mia monografia che ho pubblicato nel 2015. Questa monografia nasce dagli esiti del corso Armenian Genocide Through Literature and Translation che ho insegnato presso California State University Fresno e dalla mia esperienza di traduttrice dei romanzi di Antonio Arslan. Inoltre devo molto al pubblico delle mie varie conferenze che con le loro domande e commenti hanno stimolato diverse riflessioni. L'idea globale è stata di cominciare a realizzare una mappatura della letteratura del genocidio pubblicata in Europa con la collaborazione di un gruppo di ricerca con l'intento di fornire una cronologia delle pubblicazioni del genocidio armeno su scala più ampia e per poter fare delle conclusioni statistiche più ampie. Questa pubblicazione può essere considerata un primo tassello che prende in considerazione la letteratura del genocidio armeno pubblicata in Italia. La prefazione è scritta da Alan Whitehall, professore emerito di politologia presso Royal Military College di Canada, specialista del genocidio e armeno dalla parte della madre. Poi c'è l'introduzione e due capitoli.
Comincio il libro con la poesia di Carducci, La mietitura del turco. Provo a proiettare sperando che si possa vedere. Questa è la poesia di Carducci, La mietitura del turco. Carducci scrive la poesia nel 1897. Sono tre quartine rimate. L'occasione della nascita di questa poesia è un'occasione precisa e lui lo dice subito dopo il titolo. Atene, 14 giugno. I turchi iniziarono a mietere in Tessaglia e continuarono a saccheggiare. E poi aggiunge tra parentesi, dispaccio telegrafico. Cioè Carducci si è commosso per un telegramma che parlava di quello che facevano i turchi in Grecia, in Tessaglia. Nella prima strofa Carducci fa un riferimento agli armeni, ovvero ai massacri amidiani, che sono una serie di eccidi subiti al popolo armeno durante il lungo regno del sultano dell'impero ottomano Abdul Hamid II. Nonostante simili eccidi fossero già avvenuti nel corso della storia contro il popolo armeno sotto l'impero ottomano, questa volta, grazie all'invenzione del telegrafo, la notizia dei massacri fu ampiamente riportata in Europa e anche negli Stati Uniti, e quindi Carducci era a conoscenza dei massacri contro gli armeni e infatti fa riferimento a questi nella sua poesia. Nella seconda strofa abbiamo una curiosità storica. Qui c'è naturalmente una di quelle equivalenze tipicamente carducciane tra il campo arato, un campo di grano e un campo di morti. Le grandi battaglie si svolgevano generalmente sui campi e quindi lui fa la classica paragone tra sangue e il campo di battaglia. Perché noi abbiamo il primo verso della seconda strofa che dice in sangue la Tessaglia, che significa nel sangue dei greci uccisi. E poi nel secondo verso c'è la parola biondeggio che allude naturalmente ai campi di grano. La terza quartina comincia sempre con lo stesso ritocco, il turco miete. E poi abbiamo al morbido tiranno, cioè al morboso corrotto tiranno, e quindi manda il fior delle elleniche beltà, cioè li mandano le ragazze più belle della Grecia. E poi finisce con i monarchi di Cristo, cioè i regni occidentali, che assisteranno come bianchi e eunuchi, bianchi e eunuchi detti per il contrapposto, poiché gli eunuchi sono scelti tra gli schiavi neri, all'harem del padishah, ovvero al sultano. Dunque, ho la mia monografia con questa poesia. Poi ho il primo capitolo in cui tratto le memorie pubblicate in Italia. Nel secondo capitolo mi soffermo come la memoria storica del trauma si traduca in genere letterario, focalizzandomi soprattutto sui romanzi di Antonio Arslan. Il capitolo analizza come i vari mezzi espressivi, letteratura, traduzione, cinema, portino in modi diversi a una maggiore attenzione verso l'evento storico del genocidio armeno. Come si sa, una delle conseguenze del genocidio armeno fu la dispersione dei sopravvissuti in una diaspora globale. Parte della loro strategia di sopravvivenza fu documentare quello che avevano vissuto. In molte comunità diasporiche le storie del genocidio armeno sono apparse molto tempo dopo gli eventi traumatici del 1915, perché come ha affermato la studiosa armena di California Rubina Pirumiana, il blocco psicologico è stato uno dei motivi principali che la prima generazione non ha lasciato un ricchissimo patrimonio letterario in risposta a quello che hanno vissuto. Non è un'esclusione il caso dei superstiti che trovarono rifugio in Italia. Infatti le prime memoirs sono apparse in Italia quando i sopravvissuti avevano dai 60 agli 80 anni, gli stessi sopravvissuti che all'epoca del genocidio avevano massimo 35 anni. Quindi hanno aspettato diversi decenni
prima di essere in grado di mettere giù i loro ricordi. Quindi la loro memoria, in un certo senso, era ostacolata dal blocco psicologico. Il primo memoir che analizzo nel libro, adesso provo a far vedere la copertina, no, l'immagine. Il primo memoir che analizzo è quello del frate cappuccino Cirillo Giovanni Zovrabian, che solo nel 1965, all'età di 84 anni, pubblica a Palermo i due volumi della sua vita missionaria. Zovrabian nacque nel 1881 a Erzurum. A 17 anni entrò nel noviziato dei padri cappuccini di Costantinopoli, compì gli studi di filosofia e teologia, venne ordinato sacerdote e subito dopo destinato alla missione, dedicandosi all'apostolato e all'insegnamento fino all'anno 1914. Il tribunale di Trebisonda la condannò a morte per impiccagione. Fu condotto nelle carceri e soffrì la terribile tortura turca del Palahan, 5 volte 60 colpi di verga sulle piante dei piedi. Poi la sentenza di morte fu commutata in quella di esilio perpetuo. Nelle sue memorie, padre Cirillo ha cominciato a scrivere le sue memorie in lingua francese nel 1924, che ha ripreso a stendere, ma che mai avrebbe voluto dare alle stampe, come dice lui, per non urtare la suscettibilità del governo turco, il quale, dopo aver ordinato lo sterminio di inermi popolazioni cristiane, non avrebbe tollerato il minimo accenno ai suoi orrendi crimini e avrebbe sfogato i suoi missionari cattolici dell'Anatolia, la vendetta che non avrebbe più potuto prendersi su di me. Quindi questo è il motivo che padre Cirillo, anche se nel 1924 aveva già cominciato a fare la prima stesura del suo testo, dalla paura, dal timore di fare male agli altri religiosi, non ha voluto pubblicare. E quindi solo nel 1965, all'età di 84 anni, riesce a finire il volume e a pubblicare le sue memorie di vita missionaria. Il libro successivo che tratto nella mia monografia è La croce e la mezzaluna, che esce a Milano nel 2001. Il libro è di Manu Khambekian e il libro esce dopo circa 20 anni dalla morte dell'autore. A prendere l'iniziativa della pubblicazione è la figlia. Khambekian nacque a Trebisonda nel 1895. Riesce a fuggire al genocidio perché nel 1915 studiava nel collegio rinomato armeno Murat Rafael di Venezia. Il fratello era un monaco meticarista e lo sconsiglia di rientrare in Turchia per l'annuale visita alla famiglia. Quindi egli non era presente all'evento tragico che ha distrutto la sua famiglia e il contesto in cui viveva. E quindi il ventenne Manuk vive la tragedia a distanza. Ma poi ci vorranno altri 50 anni per poter elaborare l'angosciosa memoria relativa alla propria assenza dal luogo della tragedia e per cominciare a scrivere. All'età di 70 anni, quando lascia la professione di otorinolaringoiatra, sente il bisogno di dare parola alle scene di violenza e di morte. Tuttavia, a differenza di padre Cirillo, lui non pubblica le memorie, perché, come dice lui nel suo libro, i tempi, inteso fine anni 70, non erano considerati opportuni per l'uscita di un libro con contenuti storici e documenti così forti. E quindi poi sarà la figlia a curare l'edizione.
Come direbbe la psicoanalista francese Janine Altounian, i testimoni diretti, i sopravvissuti ad un trauma storico non possono parlare di quello che è accaduto. Spetta ai discendenti di farsi carico di questa eredità traumatica e renderla assimilabile nella cultura diversa in cui essi vivono, cercando le parole per far parlare il trauma storico, farlo uscire dall'oblio colmando il vuoto tra le generazioni. Come vedremo, anche nel caso delle diverse memorie, l'iniziativa parte dai figli. Un altro sopravvissuto, settantenne, Raphaël Janigian, non solo fa un ritorno simbolico, ma come scrive il professor Agop Manoukian, affronta un'impresa fisica e spirituale del ritorno verso il villaggio, dove è nato, verso Tissac, nel distretto di Cotorjour. E poi al ritorno pubblica il libro Cotorjour, viaggio di un pellegrino alla ricerca della sua patria. Così ricorda nell'epilogo. Eravamo 5 famiglie di Tissac, di Cotorjour, 30 bambini, vecchie e vecchi, uomini e giovani. Abbiamo vissuto in uno spazio di 20 metri quadri, la cosiddetta casetta rossa. Siamo stati qui dall'autunno 1915 alla primavera del 1919. La sorte volle che quel bambino sopravvivesse e le circostanze lo portarono a Cortina d'Ampezzo, dove si stabilì. Successivamente il figlio Vatan è ritornato nei luoghi di origine del padre e ha ripubblicato e annotato il testo paterno. E quindi questo che vedete è la copertina del libro, Cotorjour, 100 anni dopo. Nel 1986 viene pubblicato in Italia un altro libro di un sopravvissuto, Da pastorello a medico, di Forem Mirakian, nato nel 1904 a Kemeret. Ecco la testimonianza dell'autore. Nel 1915, prima che iniziassero le deportazioni e i massacri degli armeni, un giorno la mia mamma, carica di rossi fagotti, mi prese per mano e mi portò presso una famiglia turca, raccontando non so cosa. Così io, da un momento all'altro, mi trovai solo in questa casa. La mia mamma era scomparsa, forse per non vedermi piangere. Il giorno dopo il vecchio mise sul mio capo un fez rosso con un turbantino bianco e mi chiamò Mohammed. Diverse vicissitudini portano Foren a Smirne, dove viene adottato, però qui Foren rivive di nuovo la paura dei massacri e perde anche i secondi genitori. Una fuga lo porta ad Atene, poi nell'orfanotrofio di Corfù, da cui riuscirà a fuggire per raggiungere il collegio armeno di Venezia Murat Raphael. Dopo il volume Da pastorello a medico di Foren Mirakian e Cotorjour di Raphaël Janikian, Pietre sul cuore riprende lo stesso tema attraverso il diario di Varvar, che al tempo del genocidio aveva 6 anni. Il sottotitolo di questo volume è Diario di Varvar, una bambina scampata al genocidio degli armeni. È la figlia Alice che ha curato l'edizione. Dopo la morte della propria madre, avvenuta nel 1990, trovò alcuni manoscritti in armeno ed in francese nella stanza dell'ospizio di Parigi in cui era ricoverata la madre. La prima parte, che occupa circa un terzo del libro, è dedicata al genocidio ed agli avvenimenti che immediatamente lo precedettero, mentre la restante parte riguarda i fatti successivi fino agli ultimi anni della sua travagliata vita. Nel 2001 esce in Italia, a cura di Antonio Arslan e Laura Pisanello, il volume Hushere,
che significa memoria, voci italiane di sopravvissuti armeni. Il volume presenta le memorie di alcuni superstiti come Isabella Chivignan, padre Ignazio Sadamian, signora Maite Titian, Karmic Nalbandian, Vissime Kondakchan, Oksan Teleyan, Ranfan Batian. Il volume riporta anche la trascrizione di alcune testimonianze video registrate da Aveti Sohanian. Sono memorie che hanno la struttura di un racconto orale, ma danno conferma e spessore al grande corpus delle memorie del genocidio. Ora, le memorie dei superstiti furono e continuano ad essere uno strumento prezioso non solo per i ricercatori, ma anche per gli scrittori, che prendendo degli spunti da quelle storie, sotto mille sfumature letterarie offrono al lettore la dimensione storica del genocidio armeno. È vero che non è possibile penetrare nel mondo del genocidio armeno senza leggere la storia, tuttavia, come afferma Divina Pidumian, documenti, statistiche e dati non forniscono tutta la storia. D'altra parte, memoir di estrema importanza, spesso da soli non possono esprimere l'orrore inimmaginabile del genocidio, perché i blocchi psicologici possono ostacolare l'autore a rivelare tutto il trauma, come abbiamo visto anche noi, no? Nel caso delle altre pubblicazioni che vi ho presentato, gli autori spesso hanno dovuto aspettare diversi decenni prima di poter mettere giù il loro trauma, e in alcuni casi neanche loro stessi sono riusciti a pubblicare, ma sono stati i figli. Quindi qui arriva l'importanza del genere letterario, del romanzo storico in particolare, che intreccia la ricerca storica con la scrittura creativa ed è in grado di accedere ad un pubblico più ampio in termini di impatto globale. Uno di questi fenomeni sono ovviamente i romanzi di Antonia Aslan, nei quali l'immaginazione e la memoria danno forma al racconto della tragica storia della famiglia dell'autrice. Qui noi come lettori vediamo come il genere letterario diventa un potentissimo strumento che porta a una maggiore attenzione su un fenomeno storico, sul genocidio armeno in questo caso. Quindi abbiamo l'evento storico, abbiamo la memoria del nonno di Antonia, poi abbiamo il blocco psicologico del nonno, perché come descrive Antonia nel suo libro, ai suoi figli invece l'antica patria sarà vietata per sempre, chiusa in una vaga memoria di ciò che è impossibile negare, qualche fotografia, qualche nome. Antonia parla della contraddizione perché il nonno che all'inizio, volendo sottolineare l'origine armena, aveva dato quattro nomi armeni a ciascuno dei figli. Però alla fine ha voluto cancellare tutto perché, come scrive Antonia nel suo libro, è nel 1924 chiederà al governo italiano il permesso di togliere legalmente dal suo cognome quell'imbarazzante codina delle tre lettere finali Jan che denunciano inequivocabilmente l'origine armena. E infine, dopo vari decenni, il desiderio indomabile del nonno di trasmettere attraverso la storia orale la memoria soppressa dal blocco psicologico alla nipotina Antonia di 10 anni. Il fenomeno che Bella Brodsky, la docente presso St. Lawrence, presso l'Università St. Lawrence di New York, Sarah Lawrence di New York, chiama intergenerational transmission. Quindi ciò che il nonno aveva nascosto ai suoi figli, negando loro l'accesso alla memoria, viene rivelato alla nipotina, ovvero alla terza generazione. Il libro di Antonia, La masseria delle allodole, è stata tradotta. Il libro è stato tradotto in 20 lingue. Qui vedete alcune copertine delle varie traduzioni.
Ritengo superfluo dilungarmi in che modo queste traduzioni hanno contribuito alla consapevolezza del genocidio armeno nei loro paesi. Basta solo ricordare che il libro, essendo tradotto in circa 20 lingue, è uscito dal confine italiano ed è penetrato nelle case di migliaia di persone appartenenti a popoli diversi, contribuendo a una maggiore consapevolezza transculturale del genocidio armeno. Io mi fermerei qua e vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono delle domande, ben volentieri. Sì, Sona, è sempre estremamente interessante tutto ciò al quale tu ci introduci. Benché io mi senta un pochino consapevole di quello che è accaduto, non è mai sufficiente per poter chiarire quelle sofferenze che sono state chiaramente subite dai popoli, in questo caso particolare dagli armeni. Avremmo due domande che sono arrivate per mail, e cioè la prima: quali emozioni a te come armena, studioso della materia, e ti hanno dato il tradurre tutti i libri di Antonia, i libri di Antonia Arslan? E la seconda: a Venezia abbiamo l'isola di San Lazzaro, che è stata affidata a Mekhitar ancora nei secoli scorsi. È sempre quest'isola e questo luogo nel quale esiste la biblioteca più importante dopo quella di Yerevan. Ecco, è ancora importante per tutti gli armeni della diaspora, è ancora così focus per gli armeni della diaspora. Grazie per le domande. Partirei dalla seconda domanda per poi ritornare all'argomento del nostro incontro. Decisamente sì, San Lazzaro continua a essere il faro, continua a essere la colonna portante dell'armenità all'estero, a Venezia in particolare. A dire il vero, i rapporti tra gli armeni e i veneziani hanno una storia di più di 10 secoli. Aleramo Hermet e Paola Ratti hanno scritto un bellissimo volume, La Venezia degli Armeni, dove è redatto tutto. E quindi San Lazzaro degli Armeni decisamente continua a essere la colonna portante dell'armenità a Venezia. E anche per tutta la diaspora armena, un punto di riferimento, un forte punto di riferimento. Ecco, per quanto riguarda invece la domanda della traduzione dei romanzi di Arslan, parlerei della masseria soprattutto perché è stato il bestseller di Antonia ed è stato, diciamo, il primo romanzo che ho tradotto. Quando nel 2004 lessi il libro d'un fiato, non poteva di certo immaginare che dopo 3 anni avrei avuto l'onore di diventare la traduttrice del romanzo. Tutto cominciò nell'autunno 2005, quando fu organizzato a Yerevan, nella capitale armena, il Festival dell'Amicizia tra l'Armenia e l'Italia. Ovviamente nel programma dei festeggiamenti non poteva mancare la presentazione della masseria delle allodole che era appena stato pubblicato in Italia. E a questa presentazione dovevano intervenire l'autrice Antonia Arslan e i registi Paolo e Vittorio Taviani che stavano preparando l'omonimo film. Antonia mi suggerì di tradurre i 3 episodi più commoventi del libro per poterli leggere durante la presentazione. È da lì che andai avanti con la traduzione. L'impatto psicologico era veramente forte, in quanto armena e traduttrice del libro, veramente l'impatto psicologico era forte. Gli eroi della storia mi inseguivano, cominciai a svegliarmi molto presto, spesso anche alle 4 o 5 di mattina, spesso saltavo i pasti proprio perché essendo molto immersa nel libro, cioè era il primo impatto con un romanzo del genocidio. E quindi essendo molto immersa nel libro, quasi mi vergognavo
con i personaggi nel fare una pausa per mangiare, mentre loro erano lì nelle strade polverose dell'Anatolia, affamati ed esausti, distrutti alla deportazione. Poi c'erano alcuni episodi nel libro, e quando sono arrivata a quegli episodi che raccontano la strage alla masseria, mi sono bloccata del tutto. E quindi ho dovuto saltare alcuni pezzi per poter andare avanti, e poi sono ritornata ovviamente a tradurre quelle frasi per poter terminare il libro. Io ho parlato con altri interpreti, con altri traduttori della masseria in altre lingue, anche loro hanno avuto un impatto psicologico forte, ma nel caso mio ero coinvolta anche in quanto armena. Poi quando ho tradotto La strada di Smirne e poi successivamente anche il libro di Bush, ovviamente l'impatto psicologico rimaneva, però non era così forte come nel caso della masseria delle Allodole, perché per me era una prima volta che dovevo riflettere su un romanzo storico nei termini traduttologici. È un discorso quando uno legge, quindi è coinvolto come lettore, un altro discorso quando devi cercare i verbi adatti, aggettivi adatti, curare la sintassi della frase, di una frase che parla di una tragedia. E quindi l'impatto emotivo è veramente forte. Bene. Allora, l'emozione alle tue parole, cara Sona, è grande, perché dopo il mio viaggio in Armenia e la mia decennale amicizia con alcuni componenti, con alcune persone armene, di origine armena, si è veramente sempre forte. La mia emozione è forte, tanto più dopo il viaggio che ho potuto fare grazie a un amico armeno, Baykar Sivaslyan, che ci ha guidati, un piccolo gruppo di persone, in un viaggio a Yerevan, ma nell'intera Armenia, dove ho potuto apprezzare il popolo, la cultura, e affinare un pochino quelle che erano le mie piccole conoscenze, che forse solo sul campo si riescono a cogliere. Ritengo veramente un onore avere avuto te oggi in questo appuntamento, che spero si ripeterà l'anno prossimo, e con questo invito veramente chi ne ha la possibilità di andare a respirare l'atmosfera mistica dei monasteri armeni. E ti ringrazio moltissimo. Grazie mille, grazie per questa opportunità, grazie per questo incontro. Saluto tutti i soci dell'Associazione Civica Lido Pellestrina e grazie per tutta la vostra sensibilità nei confronti del trauma degli armeni, e non solo, che anche apprezzate la nostra cultura. Grazie mille. Grazie a te. Prossimamente cercheremo di portare avanti ancora qualche attività con questa modalità, alla quale siamo costretti dalle circostanze, ma vogliamo sempre tenerci in contatto per potervi raccontare, potervi aiutare, come io ho avuto modo di fare, con approfondimenti sui vari temi. Grazie a tutti e ad un prossimo appuntamento quanto prima. Grazie.